Flavia Capone, sì. Il cuore no zingaro di Luca Bianchini. È indubbia la maestria dell'intrattenimento di Luca Bianchini in ogni sua forma, nella scrittura in particolare. E mi è piaciuto molto l'idea di riflettere su questi artisti da una canzone via, perché in effetti sono delle figure da una parte interessanti, ma anche loro stesse un po' malinconiche, perché poi dall'altro ci ricordano dei momenti molto specifici delle nostre vite che innescano poi il sistema, insomma, del passato che torna e non sempre torna con il sorriso, a volte sì, però insomma è comunque una figura che in effetti anch'io ho sempre considerato molto letteraria, quasi come se fossero stati scritti invece che vissuti. E devo dire che partire da questa idea sicuramente dà un innesco molto buona al romanzo, che è un romanzo giallo nei suoi canoni, però molto delicato, molto leggero, molto godibile. Ecco, c'è una grande affezione per i personaggi, anche questo ho notato. Bianchini, sentito Flavia? Tutte e due hanno detto. Dai, io ho sviluppato negli ultimi anni, da quando per un po' di tempo, un po' di anni, anzi ho condotto un programma alla radio e lì andavo in onda all'alba su Radio 2 e ho imparato una cosa che non facevo così bene, cioè ascoltare, cioè che è una cosa che facciamo sempre meno, tutti vogliamo dire, tutti vogliamo parlare, tutti vogliamo scrivere, ma pochi sanno ascoltare. La radio ti insegna ad ascoltare, perché se tu ascolti puoi fare delle domande migliori perché senti cosa hanno detto. E quindi anche nella vita a me piace sempre sentire che cosa le persone hanno da dire, soprattutto quelle che parlano poco, quelle che stanno negli angoli. Io ad esempio amo socializzare col timido alla festa, anche se non sembra, mi so avvicinare piano piano come i gatti, e questa è una cosa che mi piace, che sono contento che venga fuori. Parlare con dei sudtirolesi, riuscire ad avere le confidenze senza avere conoscenze, fermandoli per strada, per me è stata veramente un'impresa, e vi dico solo che quando gli ho chiesto il cognome per ringraziarli mi hanno detto: noi preferiamo l'anonimato. Cioè, questo per dirvi, io venivo dalla Puglia dove tu ringrazi una persona e ti chiede: puoi aggiungere mia moglie, che vorrei mettere anche lei, al non mettiamo il cognome. Flavia Capone, a chi vuole fare la domanda? Beh, io a questo punto chiedo a Luca Bianchini, visto che questo libro è nato anche un po' dall'ascolto e dall'osservazione di tipi umani, della varia umanità, cosa ha scoperto di più invece di se stesso scrivendo questo libro? Ah, bello! Beh, che ho anch'io un lato oscuro che cerco di camuffare molto di più, e mi so incupire molto più di quanto dia vedere, molto più di quanto io racconti, molto di quanto io fotografi, per cui l'ho cercato, è venuto fuori perché poi io scrivo senza mai pensare a che cosa voglio scrivere, non ho mai messaggi da dare, io mi lascio solo guidare dalle storie che mi stimolano, e qui è venuta fuori una mia parte, secondo me un po' cupa che non è male, cioè che fa parte di me, che ogni tanto bisogna guardare, quando ti guardi la schiena allo specchio, no? Quelle poche volte non ti piaci mai, però ogni tanto bisogna farlo, e dici: vabbè, poteva andare peggio. Altri libri, altri autori.